sono veramente in forma quest'anno. Sono un team che è migliorato tantissimo. È stato quell'inserimento della corsia inferiore più il coaching staff. Munarashi è veramente, veramente grosso a livello di draft. Che allora, tu guardi le draft di Munarashi e pensi, sono pazzesche, non riesco a capire che cosa ci sia di mezzo. Ma vedi, c'è uno schema di fondo che si comincia a delineare, che permette però di sfruttare molto bene le champion pool dei singoli giocatori, però mantenendo una strategia abbastanza standard, che non è facile da leggere. E devi leggere tra le righe, devi guardare tra quei pick. Controlli. Veramente tanti controlli, assolutamente. Quello sì, lo vediamo volta dopo volta dopo volta. I Raccoon adorano prendere il loro avversario e picchiarlo. È il classico pestaggio all'americana, sì. Ormai li abbiamo definiti così. È piuttosto inquietante immaginare un'orda di procioni. Quattro ti tengono fermo e il quinto ti picchia. Cioè, ti morde, fidati. A prescindere, è una scena piuttosto... Lo mordono tanto. È una scena piuttosto raccapricciante. Andiamoli a presentare intanto questi procioni, perché i Raccoon militeranno dal lato rosso, dal lato blu della mappa. E in corsia superiore ci sarà Forsaken, Kane in giungla, Phantom Blaze in corsia centrale e la corsia inferiore che nominavi prima, Raresh e Darkry. Dall'altro lato invece ci sono i Campus Party Sparks con Acidy in corsia superiore, Robin quarto in giungla, Librid in corsia centrale, Enz e Ephias in corsia inferiore. Corsie inferiori che anche loro comunque, ambo i lati, chiamano a sé un grosso riflettore durante questa partita, ma tu parlavi di una cosa importante, ok? Che è il sesto uomo. Tu hai tirato in mezzo il sesto uomo nella discussione di questi team. Eh sì. E lo stesso discorso va fatto però per quanto riguarda gli Sparks. Perché gli Sparks, sotto la sapiente guida di Coach Cristo, oltre ad aver già portato a casa la vittoria nel loro primo split con questa formazione, di Cristo sappiamo una cosa. È in grado di leggere estremamente bene gli avversari e prepararsi sul lungo termine. È stato questo che gli ha permesso durante la finale di ottenere il reverse sweep, leggendo la zona di comfort di avversari che fino a quel momento li stavano demolendo nelle prime due partite e reagendo per i tre game successivi? Bene. Tu hai detto che le draft dei Raccoon sono bizzarre? Bizzarre in un senso. Vedo il rilancio dicendo che secondo me invece sono leggibili. No, io non ho detto che non siano leggibili. Devi leggere tra le righe. E ecco. Coach Cristo è molto bravo a leggere tra le righe. E allora siamo d'accordo. E quello è il punto. Quello sì, assolutamente. È che non è stato facile per quelli che sono stati gli avversari precedenti dei Raccoon. Leggere Munarashi per un coach che non ha tanta esperienza, oppure che fatica a capire qual è lo schema di fondo, non è facile. Ma neanche per Cristo ha una marea di esperienza e ha un team con cui già lui drafta strano, quindi lo strano è già dentro di sé. Esatto, è lì che volevo agganciarmi, perché il punto non è tanto l'esperienza quanto il riuscire a pensare fuori dalla scatola. Sì. Perché spesso e volentieri abbiamo visto i team che sono arrivati a capitolare contro i Raccoon voler giocare in modo molto standard e molto meta nei loro confronti, cosa che non funziona, perché non è così che stanno giocando loro. Ti vanno a proporre costantemente maghi da potenziamento glaciale in corsia centrale, dove abbiamo avuto due game di Malzahar e uno di Nico come game vincenti da parte loro. Devi cambiare questo registro nei Raccoon, devi innovare. Dei Raccoon però, se si sono preparati così bene, perché parliamoci chiaro, la preparazione che viene da Munarashi non è solo a livello di draft, ma chiaro, sono un team anche molto preparato a livello macroscopico, a livello di gestione della visione, hanno delle fantastiche rotazioni, anzi tra le migliori rotazioni che si siano viste all'interno di questo split. Secondo solo ai Forge. Giro Zeppeli sarebbe fiero di loro e quindi ci possiamo aspettare qualche arma segreta in ballo per questa partita. E questa partita la vedremo a breve, perché i giocatori sono tutti pronti e si sta per entrare nella prima fase di selezione campioni. Ricordiamo Raccoon Blue Side inoltre, quindi Sparks che tu vai a eleggere come migliori possibili lettori di queste strategie dei Raccoon. E sono sul lato che è favorito nella draft. Se banni Sylas. A breve ci siamo, la draft è iniziata ed eccoci qui, ladies and gentlemen. Ci siamo, signore e signori, siamo finalmente in draft. Blue Side Raccoon, Sparks, lato rosso della mappa. Bandi Pyke e Draven. Allora, Draven Enz. Il ban di Draven Enz non è una cosa che ci sorprende né che ci sorprenderà mai. Anzi, è possibile che lo vada a chiamare per il resto del torneo. Rimossa Nico. Dicevamo come effettivamente l'avessero flexato sulla corsia centrale come mago da potenziamento glaciale precedentemente, quindi vanno ad annullare quella possibilità. Rimossa Kindred, e quindi molti dei flex pick sono rimasti disponibili. A questo punto fossi nei Raccoon, o vai a bannare... Oh, banni Yumi, giustamente. Ephias ha giocato Yumi e non l'ha giocata neanche male.
non è Mikix, però... Un'info totalmente off topic. Nella partita dei G2 Mikix ha chiuso top damage con Yumi. Nonostante ci fosse tutto il resto dei G2 a massacrare gli avversari, Mikix era top damage in quella partita. E l'ultimo ban è Lux. Tutti i flex pick sono disponibili. Tutti. Volevamo una bella partita, giochiamocela con tutto open. Ok. Ryze immediatamente lockato. Vai a lasciare Sylas agli Sparks. Vuoi dare priorità al counter pick di corsia inserendo Ryze contro Sylas? Ormai lo si vede tanto spesso come scambio quando Sylas e Ryze sono entrambi disponibili. Ok. Se vanno a selezionare Sylas gli Sparks, però i Raccoon possono rispondere con Jayce e Liz. E invece no. Quello è un Jarvan. Per Robin IV avercelo libero è una manna dal cielo. E vanno a selezionare Xayah. No Sylas. Fino ad ora niente Sylas. Questo è molto strano. Hai lasciato Jarvan a Robin, quindi comunque hai il suo campione che viene finalmente mostrato in tutto il suo splendore. Ma Jarvan verrà contrastato da Sejuani per la giungla da parte di Kane. Sejuani, campione che sta prendendo sempre più importanza a livello competitivo. Irelia è disponibile, Sylas è disponibile, Sivir è disponibile. E vai a selezionarla adesso prima che venga negata come pick nei confronti di Xayah. Vai a chiudere con Rakan a questo punto. Almeno hai la combo in corsia inferiore, tanto vale andare a selezionarla adesso e poi ti cominci a concentrare su quelli che vuoi fare come ban. Banni Nautilus e banni un flex pick. Oppure banni Nautilus e banni Morgana. Sì, potresti o Leona, dimentichiamo che stiamo giocando contro Darkrai. Quando dobbiamo abituarci anche noi a pensare fuori dalla scatola, sì, quando si parla dei Raccoon. Perché Darkrai ti gioca qualsiasi supporto possibile e immaginabile. Banni di Leona. Gli Sparks sono pronti. Cristo, che delle legge delle draft. Chi l'avrebbe mai detto? Ok. Era preparato. Adesso banna da parte di Raccoon, che dovrebbero concentrarsi sulla giungla per permettere a Kane di performare in maniera sicura e tranquilla. Gangplank. Gangplank abbiamo visto essere una delle possibilità da giungla, scaling top lane, da parte della corsia superiore degli Sparks. Non volevo dire top, perdonatemi. Tranquillo, capitano defiance ogni tanto nel... Perché questa draft è davvero complicata da leggere. Viene rimossa anche Morgana comunque, quindi vanno a negare i controlli da parte di Darkrai. Darkrai... Gli hanno rimosso Lux, gli hanno rimosso Leona, gli hanno rimosso Morgana. A questo punto ti deve giocare Nautilus. Salvo tu non lo vada ad inserire adesso se sei negli Sparks, e quello sarebbe divertente. Più che altro perché vorrebbe dire che, che sarebbe un solo lane Nautilus. Esatto. Top lane o mid lane che fosse. Librid potrebbe giocartelo senza problemi. Librid è... il classico giocatore che si tiene lontano soltanto dai champion da potenziamento glaciale in questa centrale. Quello è Urgot. Quello è Urgot e verrà lockato effettivamente. Confermato per Acidi. Urgot che sta prendendo priorità tra le draft nostrane. Sì. Lo vediamo abbastanza ignorato a livello europeo, ma lo vediamo inserito a più riprese a livello nazionale. Curioso, sappiamo che a prescindere si vanno sempre a creare a seconda dei circuiti dei micro meta interni. Arriva invece Brom da parte di Darkrai. Ah. Ok, molto standard come supporto. E comunque una buona soluzione nei confronti di Xayah e Rakan. Però forse non la migliore. Però puoi Brom, bloccare le piume di Xayah. Puoi anche volendo intercettare la tanatofobia. Tra l'altro. Che non ti dispiace nel momento in cui stai giocando contro Urgot andare a salvare uno dei tuoi alleati importanti. Ultimo pick da parte di Raccoon. Come chiuderesti la draft? Poppy? Oddio. Urgot, Jarvan, sì. Rakan. Jax? Addirittura! Quello è Jax? Loccato? Loccato! Jax per Forsaken! Ok. Quello è un cambio di registro. Sì. E se dicevamo che i Raccoon per vincere contro gli Sparks devono innovare, in realtà Forsaken ha giocato solo tank finora nell'ottica di giocare contro gli Sparks e coglierli alla sprovvista. Arriva Jax. E Jax è qualcosa di totalmente diverso dal registro che gli abbiamo visto sfoggiare finora. E per questo... Quello è Ziggs! Per l'Hybrid! E questo... è qualcosa di davvero particolare. Ok. Questo è molto bello. Io sono un fanatico di Ziggs, quindi sono tipo... Ah! Sono felice. Sono veramente felice di poter commentare Ziggs. Robin prenderà la punizione in giungla, secondo te? Non ne ha bisogno. Lui è forte e indipendente come jungler. Ok. Aspetta. Però aiuta averla di solito. Sì. Al di là di tutto, adesso ovviamente battute al riguardo, ma abbiamo Ziggs da parte di Librid nella corsia centrale. Ok. Come risposta a Ryze da parte di Phantomless. È strano perché Ryze
riesce a bloccare molto facilmente Ziggs. Ziggs, per quanto sia sempre fuori dalla gittata di Rice, perché sta dalla distanza Ziggs, si avvicina solo per sfruttare la passiva, solo per quella, ma ad aggredire più da vicino il campione avversario. Per il resto, se ne sta da lontano, bomba, 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 bomba più grossa. Ok. Ero un attimo perplesso. Che hai visto Robin senza smite? No, Robin, hai in mente che lo zero in realtà non è uno zero. Quando scatta lo zero ci sono altri 3 secondi prima di cambiare, sì. Perché e viene l'ansia quando vedi lo zero e vedi ancora il jungler con l'ustione. Invece no, tutto regolare. Robin alla fine ovviamente giocherà Jarvan, è stato draftato come sua zona di comfort. Sarà Asidi sulla corsia superiore a giocare Urgot contro Jax da parte di Forsaken. Non è male Jax contro Urgot, perché effettivamente il contrattacco va a negare l'attivazione dell'epurazione nella sua totalità, considerando che l'epurazione va a codificare gli attacchi, sono attacchi da parte di Urgot e quindi vengono negati, e vai a caricare più velocemente il contrattacco stesso, quindi virtualmente stai potenziando l'output di danno di Jax. Certo, stiamo parlando di una carica veramente infima a livello esigua, però c'è questo elemento addizionale. Abbiamo dalla corsia centrale il matchup Ryze contro Ziggs, che non mi sarei aspettato in 9.11 e che invece viene inserito da parte di Librid, che cambia nuovamente registro. Xayah Rakan contro Sivir. Braum invece è molto standard come matchup, doppio tempo letale, doppio sorvegliante, nulla che ci vada a sorprendere particolarmente da quel punto di vista. Sarà una bella partita. Le draft fanno veramente presagire una splendida partita, ed è una partita alla quale io sono anche particolarmente affezionato, perché qui Moonboy ha una scommessa diversa dalla mia e devo evitare di farmi riprendere sulla classifica. In questo momento sono sul mio primo posto, lì devo tenerlo saldo. Vedremo, e entrambe le draft non mi fanno dare un vincitore, nel senso non penso che uno dei due team abbia nettamente vinto la draft. Ci sono degli elementi positivi da entrambi i lati, e questo quindi va a delegare all'esecuzione in partita quella che sarà l'effettiva efficacia della draft stessa. Ziggs dà una gigantesca pressione strutturale agli Sparks. Quello sì. E il che è un elemento particolare contro la draft dei Raccoon, perché comunque i Raccoon hanno dalla loro Ryze e Sivir. Sono due campioni che hanno un enorme wave clear, ma che soffrono tantissimo il potenziamento del Barone Nashor. Che cosa vuol dire? Che gli Sparks devono impostare il loro macro in funzione degli obiettivi epici e giocare le loro condizioni di vittoria in base a quelli, perché sono quelli che vanno a spezzare la composizione dei Raccoon. Raccoon dalla loro invece devono scalare e poi lanciarsi. Letteralmente, è tutto quello che devono fare. Prendere un minimo di vantaggio, e basta che sia piccolo, sì. Perché quella team comp scala maledettamente bene nelle fasi avanzate di partita. Hai Jax sulla corsia superiore che con la lancia di Shojin diventerà invincibile l'uno contro uno e anche l'uno contro due in alcune situazioni. Ryze, dobbiamo parlare del late game scaling di Ryze, davvero? La cosa invece di cui voglio parlare però a livello di scaling non è il late game per Ryze, è la gestione della fase di corsia. Perché di base Ziggs non ha una corsia comodissima, ha una corsia dove viene... la sua fase di corsia viene marcata dalla dipendenza dal mana come sì. risorsa, perché ne usa veramente tanto per avere un wave clear massiccio. Ma parlando di mana, stai affrontando un campione che ha una fase di costruzione del mana, e per quanto su Ryze la sua fase di costruzione del mana significhi anche statistiche di combattimento, rimane comunque una fase che puoi sfruttare in tranquillità per permettere a Ziggs di arrivare nel suo eccellente stato da mid game a 3 oggetti. Anche Ziggs ha uno scaling devastante, arriva in late game dove una bomba arriva da una gittata nettamente superiore a quella di Ryze, e se sbagli a schivarla o se arriva dalla nebbia di guerra è comunque un terzo della vita che ti saluta su uno dei tuoi carry principali. Già. I due tiratori invece sono Xayah e Sivir, entrambe con tempo letale, quindi lì è un chi ha preso per primo gli oggetti è più utile dell'altro. Che dire, signore e signori, abbiamo parlato tanto di quelle che sono le possibilità effettive di queste due draft. Che ne dite? Entriamo in partita? Signore e signori, siamo pronti, entriamo sulla LAN degli evocatori. Raccoon dal lato blu della mappa contro Campus Party Sparks dal lato rosso. E la parola passa a voi che ci state seguendo da casa con i vostri hashtag, hashtag RCNWin se ti fate per i giovani procioni, o hashtag SPKWin se invece pensate che le scintille degli Sparks possano splendere anche oggi. Il tuo hashtag a chi va? Raccoon. Ah, proprio solo per la sfida? Sì. Sono una persona molto matura, lo ammetto. Vediamo come si vanno a disporre nelle fasi iniziali. Semplice quintetto lineare da parte di entrambi. Non c'è volontà di invasione, non c'è la volontà di cercare le informazioni nella metà campo avversaria. E questa cosa però viene intercettata perché Robin è lì in zona.
arriva lo stendardo, arriva il lume in profondità, devono replicare. Devono replicare in qualche modo adesso Xayah Rakan, perché altrimenti hai letteralmente perso informazioni. Pausa. Pausa da parte dei giocatori. Adesso a breve scopriremo che cosa effettivamente sia successo. Arriverà un giorno in cui durante le pause partirà automaticamente il roundabout degli yes. Ma come in ogni buon finale di JoJo che si rispetti, e voglio anche la scritta to be continued sotto. Arriverà quel giorno. Soon. Arriverà quel prima giorno. Prima o poi. Parlando della disposizione iniziale, i Raccoon trovano informazioni nella profondità della giungla avversaria e adesso stanno obbligando i Forge... buonanotte. Era la settimana scorsa. Stanno obbligando gli Sparks a ruotare per cercare informazioni a loro volta. Questo che cosa significa? Significa che già di base i Raccoon stanno iniziando a giocare intorno alla visione e questa è una delle cose che hanno sempre fatto nell'early game. Prendere visione. Sì, ma giocare intorno alla visione, quella è la cosa bella, perché prendere visione, dici, ormai sai i pattern standard dei primi lumi, li vai a piazzare e sei felice. E come giocano macro intorno a quello che mi piace. Siamo rientrati in partita. Robin qua si sposterà sul lato inferiore della mappa, è stato piazzato un lume difensivo da parte di Raresh e Darkry. Si potrebbero avvicinare, tentare addirittura l'invade, rimuovono questo lume e questo dovrebbe permettere agli Sparks di ottenere un red buff gratuito. Questo è curioso. È curioso da parte dei Raccoon perché non stanno intervenendo in nessun modo. Non possono. Salvo se Giovanni non vada a impostare jungling verticale e quindi andare a insistere sul potenziamento rosso adesso, cosa che sta facendo. Ok, ok. Giustamente. E Jarvan sta andando per i Krug. Quindi mi aspetto un comportamento simile anche da parte di Kane. Forsaken. Primi livelli, aggredito un attimo da parte di Acid. Trova lo stun sull'avversario. Sono i primi livelli, alla fine Urgoth riesce, anche se per poco, a farsi forte del suo vantaggio di gittata. Non è così enorme, ma... Una cosa interessante è l'angolo che viene offerto a Sejuani nell'ottica di aggressione verso la top lane con questa invasione. Perché i Raccoon hanno un lume sulla trifronda, cosa che invece non hanno gli Sparks dalla loro. Ma Ravish e Darkry hanno Sivir e Braum, non hanno preso priorità, rendendosi conto che Jarvan è ancora sul lato inferiore della mappa. È proprio per quello. È estremamente sicura. Mi stranisce più che altro perché, guarda, il primo livello Raresh ha preso lo scudo addirittura per giocarsela così sicuro. È ammirevole la lettura. Esatto. Volevo sottolineare questo perché Raresh e Darkry sono stati estremamente metodici in questo primo minuto. Il punto è giocare intorno al proprio jungler. E qui lo stanno facendo. Adesso sul lato superiore della mappa ci sono occhiate malevole tra i due jungler. Ma prima il trail in mid lane. Quel colpo di torre fa molto male a Phantomless. Grave errore da parte sua. Perdere quegli HP è una cosa che va a vanificare totalmente il trade. Occhio ad Ephias, stordito sotto torre, ma non aveva impensierito gli avversari e quindi niente. Guardiano che protegge dalla rassa in entrata. Phantomless un po' aggressivo sull'ibrid. Arriva addirittura la prigione unica, la full combo, costretto al flash difensivo all'ibrid. Flash per flash. Alla fine aver scambiato in questo modo i flash tra mid laner non è nulla di particolarmente temibile per l'ibrid, anche perché il flash offensivo di Ryze utilizzato senza che ci sia il lockdown definitivo su Ziggs vuol dire che adesso Ryze è passibile d'aggressione da parte di Jarvan. Jarvan il flash ce l'ha, può riposizionare il flag and drag e da quello non ti salvi. Ziggs di nuovo aggredito in corsia centrale da parte di Sejuani, immobilizzato dalla prigione runica, ma non trovano niente. L'ibrid sta giocando molto bene intorno alla carica satchel per riposizionarsi ogni volta sotto torre ed è questo un altro dei grandi pregi di Ziggs, quella carica satchel come strumento difensivo. Corsia inferiore adesso invece consci degli spostamenti più vicini a loro del proprio jungler, i Raccoon cercano di riprendere pressione. Cercano addirittura di chiudere su Kane, vogliono provare ad aiutare, arriva Permafrost, arriva l'ingaggio, Robin qua potrebbe morire, primo sangue finisce in mano a Sivir, ma l'ibrid arriva e questo dovrebbe permettere una kill su Darkry, Permafrost applicato, arriva anche lo stun di Braum, ma nulla da fare, sono due kill per i Campus Party Sparks e solo una per i Raccoon. Ma è una kill andata sul supporto in cambio di uno scambio di una kill per entrambi i tiratori con Sivir che ne ottiene l'oro bonus del primo sangue che viene però poi rattoppato, passami il termine, dall'assist ricevuto nei confronti di Rakan. Quindi è uno scambio abbastanza alla pari. Raresh ha bloccato con lo scudo. Ah, è partito il boomerang blade prima di morire, non l'avevo visto. Ok, ok. Alla fine Kane stava riuscendo a prendere abbastanza tempo qui, però era normale che sarebbe morto una volta che il campo minato esplosivo di Ziggs è stato posizionato a terra. Qua Phantomless
aggredito immediatamente con l'arrivo del teletrasporto di Phantomless. Piazza il campo minato, piazza anche una bomba. Doppio anello di Doran, è una cosa che non si vedeva da un po' sulla corsia centrale. E gemma della rigenerazione? Perla della rigenerazione per lui? Sì, penso sia un... penso sinceramente sia un misclick. No, voglio dire... sono uno accanto all'altro, eh? A livello di shop. È molto strana la rejuvenation bid. Sì, su Ziggs sì. Posso capire un monile fatato. Sì, un monile fatato lo vai a selezionare perché sono 125 gold, ti dà rigenerazione mana... lo sfrutti, l'abbiamo visto più e più volte in competitivo. E invece è Ziggs con la gloria del giusto. Solo che tu ancora non lo sai. Per favore, non inquietarmi così. Contro Ryze con la gloria del giusto? Esatto, per correre allo stesso modo. Raresh e Darkrai li vediamo in corsia inferiore tranquillissimi a livello generale. Con un'ondata di vantaggio da parte di Enz. E viene... no, non viene mancato il carretto. Toplin, ho guardato il tabellone, ho guardato la differenza in minion e fa tanto male vedere Urgot con 27 minion di vantaggio. Arriva Kane, cercano lo stun nei confronti di Asili, smettono di inseguire, si rendono conto che non se lo possono permettere. Flash difensivo. Non avendo informazioni su Jarvan, decidono di non insistere, portano a casa il flash e sono felici così. Phantomless va a rimuovere inoltre il lume di controllo all'ingresso della giungla nemica, piazza dalla sua un lume invisibile. Effias va aggressione contro di Darkrai, l'indistruttibile issato immediatamente insieme al guardiano, permettono di mitigare parte del danno in entrata, ma hai comunque perso metà della tua barra degli HP. Hai alla fine sui supporti tankosi abbastanza strumenti di sustain per poter rimanere in corsia, non è tanto problematico quello. Quanto il fatto che Brom ti permette meno trade back rispetto a Nautilus, semplicemente perché ha meno danni e meno capacità di bloccare all'istante gli avversari. Adesso, molto della priorità di corsia dipende da Raresh, ma la presenza di Brom, per quanto sia utile tanto anche a livello di teamfight, è discutibile a livello di proprio di pressione di corsia. Efias può ingaggiare in questa lane. Occhio. Potrebbero cercare l'aggressione adesso i Raccoon. Kane è lì presente sulla corsia. Jarvan nel frattempo va ad ingaggiare il drago. E questo è importante, molto importante per loro. Drago infernale appena spawnato. Ignorato. Sì, totalmente. Appena spawnato, nel senso che appena... Sì. Il focus è ora sul drago. Asidi si porta in profondità nella giungla avversaria e va anche ad aggredire il potenziamento blu dei Raccoon. Quello è molto buono, perché negare il potenziamento blu a Ryze nel matchup contro Ziggs è gigantesca come risorsa. E anche avere un Urgot con potenziamento blu in top lane. No, non è riuscito a chiuderlo. No, non ce l'ha fatta per un pelo. Efias quasi stunnato, tre colpi vanno a segno. Robin è presente in corsia inferiore. Potrebbero tentare il dive, potrebbero tentare il cataclisma. Trovano la prima kill e troveranno anche la seconda. No, alla fine Darkrai si salva prendendo la vita di Jarvan. No! L'incanta lame di Enz però la porta a casa. Non ci credo, che bella azione qui da parte degli Sparks. Riescono con un fantastico incanta lame a portare lo scambio in loro vantaggio. Scambio che era già in loro vantaggio, considerando che la kill era andata su Brom. Si va ad immolare il povero Robin per la causa. Era arrivata la mega bomba infernale da parte di Ziggs, ma non connette per qualche pixel. Occhio ad Asidi. Aggredito, non ha più il flash. Sta arrivando Forsaken, ma è riuscito ad avvicinarsi abbastanza alla torre. Basta uno sdegno e si porta a casa al sicuro Asidi. Rivediamo cosa è successo, perché da parte di Efias arriva il knock-up. Riescono ad arrastare abbastanza bene Darkrai stesso. Rares subisce tanti danni sotto struttura. Enz va a prendere su di sé l'aggro della torre, permettendo a Robin un ingaggio tranquillo. E non devo fallire. Il suono della morte di Jarvan è particolarmente vocale. Sì. Va bene, si va ad immolare Robin con un non devo fallire come lascito morente. Ed effettivamente non ha fallito, perché il dive è finito a favore degli Sparks. Darkrai in overestensione, cerca di impostare visione ma non la trova. Cortesia di Efias, che va a fare da guardiano della sua metà campo. 2700 gol di vantaggio da parte degli Sparks. Questo li mette in una posizione comoda per questo early game. Dotati anche di Drago Infernale. Ok che hanno selezionato una team comp che in early game è più forte di quella dei Raccoon, e quindi non è così semplice gestirla. Però ti sei messo tu in questa posizione. Tank, jungler e tre scaling lane. La mia composizione preferita. Sei così felice, vero Roberto?
Allora, il punto è che sono delle scaling lane che avresti potuto giocare come corsie di priorità. Quello che mi preoccupa ogni volta di quelle composizioni riguardo il tank jungler non è tanto la tankosità del jungler in questione, quanto il perdere priorità di corsia. E in questo caso, se tu avessi impostato diversamente sul supporto, avresti avuto priorità sulla corsia inferiore. Prendimi quella. Prendi Tahm Kench. Potevi, in effetti. Tahm Kench sarebbe stata una scelta infinitamente più saggia. E invece... avresti potuto anche impostare su Nautilus, come avevi detto tu. Sarebbe stato molto saggio perché avresti potuto gestire Efia Sands facilmente. Darkry sulla corsia inferiore, adesso ha appena completato la sua missione, abbiamo visto la stellina sulla sua testa. Missione non ancora completa per Efias. No, è completa. Sì, sì, già completata. No, scusami, non completata anche da parte sua. Vanno per il dive bot lane, perché la torre è così facile da tirare giù con una satchel charge. C'è troppo poca salute, arriva Ziggs, arriva la carica satchel, arriva la detonazione della struttura. E mi sa che vanno direttamente per il dive nei confronti di Raresh e Darkry, costretto a flash difensivo immediatamente Raresh. Colpo dopo colpo, Raresh potrebbe andare a aggredire, ma non vuole minimamente rischiare la propria vita. Permette il salto da parte di Darkry e via. Sarà primo mattone per loro sulla corsia inferiore. Libri di lì. E eccola lì, zona satchel. Non usano il satchel charge. Avrebbe velocizzato di molto il tutto. Decide proprio di allontanarsi. Sì. Vuole lasciare le risorse a Enz. Ha preso comunque l'assist sulla struttura. Quindi Robin flag and drag difensivo. Si riporta sotto torre dopo l'aggressione di Phantomless, che cerca di approfittare del momento di trasferta del midlaner avversario per una... per prendere un po' di priorità, anche se non è che ne avrà tanta dalla sua. Parlando di priorità, almeno ricevono priorità sugli obiettivi sul lato superiore della mappa. I Raccoon trovano il messaggero della Landa e trovano Acidi. Qua aggressione nei confronti di Acidi, trovano il permafrost, trovano lo stun di Sejuani. Cercano anche l'ingaggio nei confronti di Robin, ma nulla da fare. Libri quasi cade per mano di Phantom, le Sephias tenta l'inseguimento, ma viene bloccato da un'ottima prigione runica. Acidi, non ho ben capito cosa ci facesse nella metà campo avversaria così oversteso. Vedi quel lume? Sì, ma non quando sai che tutti sono lì e hanno appena preso il messaggero della Landa. Sì, quello è... Quello è un lume che vai a piazzare quando hai priorità di corsia e vedi il jungler avversario bot. E invece, Efias qua arriva finalmente, va a zonare praticamente da solo 4 persone di Raccoon. Il resto degli Sparks stava pulendo l'ondata di Minion e il messaggero della Landa. Raccoon... qua avevano la superiorità numerica, potevano anche premere un pochino di più. Non avevi le risorse di ingaggio? Non vuoi rischiare. Non okay. vuoi rischiare, ma avresti potuto rischiare perché Efias non aveva la toccata e fuga per qualche secondo. Forse hanno letto male il cooldown di quell'abilità e non hanno giocato intorno a quella, perché l'unica ragione che portava i Raccoon ad essere così spaventati dalla presenza di Efias era il pensare che la toccata e fuga fosse disponibile. Phantomless centrale. E l'Hybrid qua tornano a pulire le rispettive ondate di Minion. Phantomless dopo i primi livelli si trova molto più comodo a gestire la situazione contro Ziggs. Per quanto l'Hybrid pulisca a distanza, così ci riesce anche Ryze. Secondo drago infernale spawnato, e questo per gli Sparks significa risorse bonus gratuite, perché Raresh e Darkry sono in corsia superiore a provare ad aggredire questa struttura. Doppio drago infernale per gli Sparks. Questo è gravissimo. I Raccoon stanno gestendo veramente male quella zona della mappa. La rotazione, capisco che arriva in un momento in cui hai già perso la torre in corsia inferiore e hai utilizzato il messaggero top, quindi stai cercando di capitalizzare sul 2 contro 1 per dare risorse locali a Sivir. Ma perdere così quel doppio drago infernale significa che Xayout scalerà Sivir pesantemente anche. Avrà più statistiche perché la build è la stessa. Grave. 2200 gol di vantaggio, ma non sono indicativi di quanto quei due draghi infernali cambieranno e faranno la differenza. Perché le risorse come l'attack damage o il potere magico sono molto facili da leggere quando hai il drago infernale. Il drago infernale ti dà statistiche percentuali bonus. Sì. Quindi più va avanti la partita e più quella differenza così piccola di denaro diventerà più importante invece. Differenza che comunque gli Sparks stanno tenendo salda e che vogliono far fruttare. Enz ha dalla sua il piccone, questo significa che sta andando per la build iperaggressiva con frammento di infinito dopo il predatore d'essenza e la trovo giustificatissima perché hai un doppio drago infernale e investire all'istante sulle statistiche grezze significa che lo spike a due oggetti di Xayah sarà enorme in confronto a quello di Sivir. Kane va a prendere il Gromp, rimuove visione dalla sua metà campo. No, non riesce a rimuovere il lume! Sicuro?
sembrava avessi tirato l'ultimo attacco. No, ha dovuto mettere... Se è appena arrivato da solo il corsia superiore, arriva il controingaggio con Kane, ma non passa lo stun. Ends piuma dopo piuma, trova la kill. Ha dovuto mettere il lume di controllo, Sejuani, pur di rimuovere il lume avversario. Perché la lente dell'oracolo era scaduta. Ah, sì, arriva dal fianco, ora cercherà lo sdegno nei confronti di Darkry. No, no, decide di giocarsela safe. Ok, avevano tutto a disposizione. Uno sdegno avrebbe portato l'uccisione almeno su Darkry. Vanno a chiudere sulla struttura, adesso c'è la rotazione verso la corsia centrale del trittico degli Sparks. Wave clear da parte di Librid, la torre è vicina alla zona Satchel. Dovrebbero riuscire a completare la torre facilmente. Basta un autoattacco di passiva e la carica Satchel, letteralmente. E sì, eccolo. Grazie Librid. Gentilissimo, educato. Come sempre. Adesso i Raccoon sono costretti nella loro metà campo, adesso che le prime tre torri esterne sono crollate in favore degli Sparks. Raccoon si trovano parecchio in difficoltà. Hanno una composizione che deve scalare e non hanno strumenti per farla scalare con successo. Dovranno sperare quasi nel miracolo, perché avendo perso due draghi infernali, da lì in poi sai che gli avversari ti outscaleranno sempre. E andando in là nel tempo devi cercare o il teamfight perfetto con l'ingaggio perfetto, o l'1-3-1. 1-3-1 non è semplice contro la composizione degli Sparks. Ulti di Ziggs per andare a pulire l'ondata dei minion in corsia superiore. Colpisce anche Phantomless. Hai appena detto il perché sia complicato l'1-3-1 contro di loro. Ziggs è un'unità di supporto di wave clear da distanze siderali. Quello sì, è vero. Hai appena interrotto il push di Phantomless semplicemente con la tua ulti, ma tu sei mid lane a farmare. E già metà del tuo cooldown è quasi tornato. Bello Ziggs, eh? E mi mancava come campione. Io l'adoro. Come per queste cose, perché vedi la tua ondata. Oh, guarda che bella ondata. Ulti. Pulita. Di colpo. Tra l'altro Librid, uomo di cultura, va per la skin... Master Arcanista. Maestro Arcanista, esatto. Quindi uomo veramente di cultura. Phantomless in corsia superiore. Adesso verrà gestito da parte di Enz. Enz non ha ancora completato il frammento di infinito, ma c'è vicino. E Phantomless con la build che attualmente non può gestirlo in side lane. No, non può. Ma non è nemmeno il suo scopo. Infatti stai mandando direttamente quel Ryze a... non a gestirlo, a tenere gli ondati di minion lontane dalla torre. Non riuscirà ad outpushare Xayah. Riuscirà semplicemente a tenere l'ondata ferma. Kane va a rimuovere visione nella sua metà campo. Asidi si era già premurato di rimuovere il lume di controllo. Con l'epurazione viene estremamente semplice. Kane non riesce a estendere. Nessuno dei Raccoon riesce a far capolino oltre la metà campo. Jax, con virtù della triade, può cercare di giocarsela nei confronti di Urgot. E per adesso lo scambio in side lane. Vede però Sejuani sotto la visione nemica. C'era un lume invisibile nella trifronda. Sejuani è stata spottata. Questo permette agli Sparks di premere sulla corsia centrale, approfittando delle informazioni ottenute sul jungler avversario. Rarash, per fortuna i Raccoon hanno lui con Sivir e quindi hanno un ottimo wave clear. I Raccoon attualmente sono in controllo della zona. Non sono in controllo della zona del drago. E sta per spawnare un drago della montagna. E considerato che gli Sparks hanno il doppio drago infernale di già, prendere questa risorsa sarebbe una manna dal cielo. Pausa. Abbiamo una pausa. To be continued. Vedremo chi ha chiamato la pausa. Vedremo il motivo della pausa a breve. Discutendo lo stato attuale della partita, nell'esatto istante in cui la pausa è stata chiamata, abbiamo Xayah che vanta un frammento di infinito contro il fervore più scheggia di Kirkace per quanto riguarda Sivir. Quella scheggia di Kirkace sono molto curioso, perché i Raccoon possono scegliere di impostare sul pugnale di Static in modo da ottenere statistiche bonus rispetto all'archibugio a ripetizione che andrà a prendere Xayah e cercare di giocare non sulle statistiche grezze dove sai che perderai per via dei draghi infernali, ma sui moltiplicatori. Inoltre il pugnale di Static permetterebbe a Sivir di avere un clear tranquillissimo, letteralmente rimuovi le ondate all'istante e quindi non devi neanche preoccuparti di un eventuale push sotto torre. Se invece decidono di andare per l'archibugio a ripetizione, giocano in maniera più rischiosa, ma che potrebbe dare di più nell'ottica di voler cercare quel teamfight perfetto di cui stavamo parlando. Lato Sparks abbiamo comunque un'ottima gestione delle sidelane e abbiamo un'ottima gestione della visione per permettere alle sidelane di funzionare. Abbiamo visto che l'impostazione di Sejuani per cercare di dare manforte a Jax è stata bloccata da un singolo lume e i Raccoon hanno gli Sparks hanno capitalizzato proprio su quel lume nell'andare ad aggredire i Raccoon. Corsia superiore per Ryze è veramente difficile pushare Xayah e Ziggs. Ziggs si sposta, ulti se c'è una problematica di push.
se Noxaya non la gestisce in side lane perché ha veramente troppi strumenti dalla sua. È costretto immediatamente alla fuga se vede quella Xayah. Nel caso fosse presente anche Rakan, poi il rischio aumenta esponenzialmente. Non è detto neanche che sia possibile la salvezza a quel punto se Rakan ti flanca correttamente, cosa che ti porta a non poter overestendere sulla top lane, perché a quel punto stai offrendo troppi angoli di flank possibili. Per i Raccoon è stato veramente pericoloso perdere le tre torri. Hanno rischiato tanto giocando un macro game eccessivamente passivo, hanno dato tanto agli Sparks. Gli Sparks adesso sono non solo in una gold lead considerevole, 4100 unità, ma hanno quei due draghi infernali a moltiplicare la gold lead stessa. Gli Sparks sono in vantaggio su ogni fronte. E si stanno per avvantaggiare ancora di più a livello elementale, perché quel drago della montagna è appena spawnato, ci sono già Urgot e Jarvan ad aggredire quel drago. Ryze qua sarà libero di pushare perché Xayah è tornata soltanto adesso sulla corsa superiore. Una torre in più per i Raccoon, la prima ottenuta finalmente da loro. Questo perché? Perché l'Hybrid si stava spostando verso il drago, perché gli Sparks volevano il drago. Riescono a fare breccia in questa ulteriore concessione elementale. Riescono a scambiare almeno stavolta i Raccoon, e questo è buono per loro perché finora non hanno scambiato, hanno regalato. Sparks che vanno a rimuovere un po' di visione, torna a quella che è la corsia centrale. L'Hybrid, per quanto abbia un ottimo weak clear, rimane comunque bassa la sua mobilità nel caso in cui venga bloccato correttamente. Certo, hai la Satchel, il Charge e il Flash. In alcuni casi non basta. Dipende da quanto bene riescono a concatenare i propri controlli i Raccoon, perché i Raccoon ancora una volta di controlli ne hanno tanti dalla loro. L'Hybrid lo vediamo con Bacchetta della Distruzione. Si sta portando immediatamente verso il bastone del vuoto? Ci sono molte possibilità. La Blasting Wand non indica niente, veramente. Potrebbe essere un tormento di Liandry, come uno scettro di cristallo di Rylai, che non sono oggetti ideali per Ziggs, sia ben chiaro. E per dirti, ci sono così tanti oggetti con la Blasting Wand che non ti danno veramente informazioni. Acidi aggredito, trovano il permafrost, ma decidono di non inseguire i Raccoon. Potrebbe essere anche una Lich Bane, per dire. Oddio, effettivamente, se vuoi gestire le side lane, quella non è affatto male su Ziggs. Il colpo potenziato da Lich Bane e passiva sono due terzi della vita della torre. Capisci? È quello il motivo per cui su una Blasting Wand discutere, puoi discuterci veramente tanto. Efias, penso che lo scopriremo ora, però. No, decisamente no. Aspetta. Il Morello Nomicon. Aspetta, no, a quel punto andresti di... Cristallo di vita. No, no, andresti prima a capitalizzare sulla sfera dell'oblio per la penetrazione magica. Quindi ti serve così tanto la penetrazione magica quando gli avversari non hanno resistenza magica? Proprio perché non hanno resistenza magica ti serve penetrazione flat. Ma ne hai già sui Sorcerer. Ok che la sfrutti assolutamente bene nel momento in cui... Allora, l'ability power... Ziggs scala molto meglio sull'ability power a confronto col potere magico, con la penetrazione magica. Ok, quello sì, però... È che in generale il Morello Nomicon, anche se hai i soldi solo per la bacchetta, vai prima per la sfera, aspetti piuttosto. Ma è quello uno dei problemi di Ziggs. Ziggs è sempre stato questo campione che necessitava più di potere magico che di penetrazione magica. Proprio per questo motivo è quella la scelta della build qua. Tentativo di ingaggio da parte degli Sparks, è più semplice dash in avanti e nulla di più. Adesso Darkry e Raresh li vediamo affiancarsi a Kane. Viene piazzata visione in profondità con un trinket di lunga visione da parte di Ziggs. Robin è lì, potrebbe cercare e lo trova. L'ingaggio, trova il knock-up nei confronti di Darkry. Arriva la tanatofobia, pescato questo procione. Completamente disintegrato il povero Darkry. Mio Dio, e vanno istantaneamente per il barone. Efias che va a prendere un po' di tempo per i suoi alleati. Vanno per il barone Nashor con tutti i danni che hanno. È facile, adesso vanno di seguimento. Arriva il cataclisma, arriva il lockdown totale. Esplosioni una dietro l'altra con Enz che potrebbe cadere per mano di Forsaken. E alla fine cade, trova due uccisioni. Potrebbe trovare la terza, ma per un pelo si salva Forsaken. Devastante, una palla da demolizione che si schianta sulle teste degli Sparks, e quelle sono risorse importanti che hai dato a Jax. Efias vive! Per un pelo. Efias vive grazie ai gamballi di Mercurio che gli hanno permesso di rimuovere la prigione runica di Ryze prima del dovuto e impedire la connessione del sovraccarico. Acidi adesso va a rallentare Kane e Phantom. Adesso ora viene rallentato invece lui, prigione runica. Trovano il knock-up, trovano lo stun. I Raccoon trovano un'altra uccisione in mano a Phantomless. Questo è un
bel colpo di reni da parte dei Raccoon. Riescono a capitalizzare sulle risorse trovate, danno due kill a Jax, che adesso va a chiudere l'MC spada, la gemma infuocata e anche la spada extra. Trova un knock-up nei confronti di Darkly, stordito adesso Robin. A breve avrà di nuovo il cataclisma, va soltanto a aggredirli perché così possono andare a premere su quel barone Nashor. Decide di ritirarsi? No, sì, no, non lo so. Comunque avevi ragione, Morello Nomicon alla fine è... ok, aspetta per quella penetrazione magica. Trasta, alla funziona. Fine Forsaken si porta lì a far capolino, ma vogliono ingaggiare su di lui. Vengono danneggiati dal campo esplosivo. C'è trasporta parte di Urgot, arriva Cataclisma, vanno per l'ingaggio diretto verso Forsaken. Esploso subito a questo giro. Ah, si ritrova l'ingaggio. Troveranno anche la tantofobia sul povero Raresh. Darkly adesso teletrasportato dal portale dei reami Phantomless, che fugge via verso la top lane dove non c'è nemmeno più una torre. Ephias, un colpo di sovraccarico non fa troppo danno. Ora in 5 contro 3 potrebbero andare a aggredire questo barone Nashor. Quello è stato veramente un melbait. Phantomless esploso, cancellato, fatto a pezzi. No, perché flasha fuori. Darkly si sacrifica per salvargli la vita. Questo è gravissimo perché sì, adesso non hai modo di contestare questo barone e hai regalato tutte le risorse che avevi preso. Il colpo di Reni dei Raccoon si va a tradurre poi in una pesantissima lombalgia per loro e Sparks adesso sono di nuovo in controllo della partita. Vanno a prendere un drago della montagna come magrissima consolazione i giovani procioni. Vengono anche spottati e attenzione perché Zigzag in zona non viene mancata la punizione. No, alla fine c'era il proc anche del permafrost per i danni percentuali. Ok, gravissimo per i Raccoon. Sì. Mentre gli Sparks sono riusciti a gestire strabene il lockdown nei confronti di Jax. Rivediamo il tutto. È stato quindi proprio un bel bait, guarda Forsaken qua. Forsaken zonato dal campo minato esplosivo di Ziggs. Va Kane a fare ad avanguardia e... È un peccato perché avresti potuto cercare molto di più, ma non avevi gli strumenti per farlo. Raresh, nonostante lo spell shield sulla suprema di Ziggs, si trova poi triturato dalla suprema di Urgot e niente da fare da lì in poi. Ora l'assedio per gli Sparks diventa molto più facile con il barone Nashor dalla loro. Per quanto Raresh abbia un sacco di wave clear, per gli Sparks ora assediare una torre è proprio easy. Sì. Proprio tirano giù, la guardano male e cade. Letteralmente. E finché avranno questo potenziamento dalla loro, non so quanto sia possibile anche solo per i Raccoon cercare di affacciarsi. Anche perché ne parlavo durante la selezione delle draft. Tu adesso con questa mano del barone hai bloccato il clear di Ryze. Vuol dire che il tuo wave clear dipende da Sivir e vuol dire che puoi pulire efficacemente solo un'ondata alla volta. Vuol dire che in fase di split 4-1 gli Sparks avranno sempre la meglio. Almeno per ora sembrerebbe così, con Urgot Acidic che continua a mettere pressione sulla bottom lane. Non può rispondere Phantomless per quanto ci stia provando. Questo da tempo in modo da Acidic di aggredire la struttura, prendere già parte della sua barra degli HP con il barone potenzia anche il minion cannone, e questo permette un assedio da distanza sicura. Adesso in corsia centrale Ephias è lì con il suo demolire, lo trovano e vanno a demolire la torre in corsia centrale. Arriva la rotazione verso la corsia inferiore e Ephias Ephias sta giocando veramente bene. Perché da parte sua vediamo comunque un punteggio allucinante di vision score nei confronti dell'avversario. Il problema è che Darkly non ha avuto modo di giocare la mappa e ha un campione parecchio meno proattivo rispetto a quelli che abbiamo visto di solito. Adesso io chiederò alla regia, nonostante la pausa, di mettere un attimo la partita perché voglio sottolineare quanto sia differente la differenza in vision score tra tutti i membri dei due team. Guarda i due support, guarda i due jungler. Mamma mia, 53-31 contro 78 contro 54. Pazzesco. Che è un peccato perché i Raccoon sono andati a gettare alle ortiche il loro vantaggio nell'esatto istante in cui effettivamente stavano iniziando a ottenere il loro spike. Sono morti tutti, hanno ceduto il barone quando Ajax era a 300 gold dalla lancia di Shojin, quando Sivir era vicina al suo secondo oggetto da critico e un ulteriore AD da moltiplicare, e invece niente.
Adesso assedio sulla corsia inferiore, conquista della struttura, 6600 gold di vantaggio per gli Sparks, possono aumentare ancora di più facilmente grazie a questo assedio in bottom lane. Si sposterà Asili sulla mid lane oppure sarà tutto il team? Poi indeciso su dove andare a assediare. Non hanno l'ondata bot, non hanno l'ondata top, ce l'hanno solo mid e possono pulire molto bene. Brutta l'impostazione delle ondate da parte degli Sparks, perché hai già escluso la top lane come pushabile. Qua tentativo di ingaggio a partire Robin, ora tutto per bloccare due persone. Arriva la tanatofobia, Kane potrebbe cadere, la ulti di Ziggsbust avanza, Kane sopravvive per un pelo. Enz intanto uccide Phantomless fuori dallo schermo. Cadrà anche Jax, nonostante quella che l'avancia di Shoji non basta per eliminare questi avversari. Brom sopravvive saltando via. E questo ora per gli Sparks sarà un facile assedio, perché hanno ottenuto la superiorità numerica. Phantomless e Forsaken caduti. Questo è anche l'inibitore che casca subito dopo. Efias accompagna l'ondata di minion della corsia inferiore, cade grazie alla satchel charge della struttura in bottom lane. E ora questo inibitore cadrà velocemente. Enzo estremamente aggressivo nei confronti di Rush, tumulto di piume, viene aggredito, viene stunnato ma non muore. Librid trova la kill su Darkrai, nonostante l'indistruttibile prende troppo danno e Rush è costretto al flash e alla cura e non bastano. Occhio ai trasporto alle spalle da parte di Phantomless, cerca di seguimento, c'è anche Forsaken, potrebbero trovare lockdown su Asili. Arriva il portale dei rami per permettere a Forsaken di arrivare in zona e subito salta in avanti. Guarda quanto è bassa la barra di HP, subito viene triturato dalla talafobia. Sparso ora l'inseguimento, cade anche Phantomless. Robin pronto per l'ingaggio, flash rallenta e carneficina con un ultimo colpo di stendardo. Gli Sparks pazzeschi, incredibili! E adesso vanno per la chiusura. Tra le brutte idee possibili nella storia dell'uomo, entrare in un portale dei reami senza il contrattacco già attivo, ahimè, è abbastanza in cima nella classifica. E signore e signori, gli Sparks volevano indietreggiare, volevano prendere tempo, i Raccoon hanno deciso di no, hanno deciso di reingaggiare. Questa è vittoria per gli Sparks. Bravi! Davvero davvero bravi, e adesso si riportano sul 3-2, quindi alla pari, fianco a fianco con i Raccoon. Che c'è? Jax è entrato nel portale dei reami senza preattivare il contrattacco. E la ultimate, perché sai, stai entrando nel portale dei reami contro un team che è veramente fiddato. Alla fine, ok, l'azione ci poteva stare, cerchi il teletrasporto duplice alle spalle del team nemico, considerando che eravamo ad un punto di partita dove i tempi di respawn non erano così clementi. I Raccoon con un teamfight vinto in quel momento avrebbero potuto cercare un comodo contropiede, ma così non è stato, e non è stato così semplicemente perché ti trovi ad aver gestito male le tue risorse, ad aver letteralmente lanciato via i tuoi cooldown in un momento in cui tutto dipendeva da quelli. I Raccoon, dicevamo che la loro unica condizione di vittoria dopo l'early game era l'ingaggio perfetto, e invece l'ingaggio è stato molto discutibile da parte loro. Non mi aspettavo questo tipo di gioco da parte dei Raccoon contro gli Sparks. Pensavo che avessero un piano più studiato in mente. Questa triplo scaling lane con tank jungler non è una risposta adatta per un team che può adattarsi così facilmente come i Campus Party Sparks. Rivediamo alcune delle azioni chiave, che molto si è giocato di questa partita intorno al barone Nashor, considerando che i Raccoon qui potevano ancora permettersi di combattere contro gli avversari e quindi giocavano in maniera abbastanza zelante, mettiamola così. Darkrai qui è stato istantaneamente cancellato dalla tanatofobia di Urgot. Poco importa, perché decidono di girarsi con una fantastica performance da parte di Forsaken e del suo Jax, con dei cooldown gestiti bene qui invece, a differenza delle partite precedenti. Rarash va a recuperare un po' di mana, arriva la guarigione e il flash difensivo da parte sua. Kane nel frattempo prende tempo in quanto tank della situazione, e Forsaken arriva solo alla fine a picchiare, quando gli avversari hanno già sprecato i loro cooldown. Nonostante il knock-up, riesce a trovare due uccisioni grazie ai proc di Virtù della Triade. Stava rischiando di trovare la terza. Non trovava anche la vita di Robin. Avessero trovato la vita di Robin, sarebbe stato anche un bel colpo poi per assestare sul barone Nashor. Ma questo non è successo. Non è successo perché hanno deciso di reingaggiare in maniera particolare. Hanno deciso di estendere all'interno della giungla nemica l'inseguimento. Questo ha dato tempo agli Sparks di riorganizzarsi e gli ha dato tempo di tornare in zona. In questo modo non hai
più nulla da fare, e lo vediamo qui. Replay per quasi di quello che abbiamo visto prima, perché di nuovo c'è Ziggs che sta bloccando quel corridoio grazie al campo esplosivo, ma qui riescono a eliminare all'istante Jax e lui ad andare in frontline. Qui è quando gestiscono male i cooldown e perdono perché li hanno gestiti male. Jax doveva ingaggiare alla fine, doveva fare il mastery della situazione, aspettare che il proprio team morisse mangiandosi i cooldown degli avversari e poi andare a fare impresa di pulizie. Invece no, qui Raccoon hanno perso la partita, qui è qui che l'hanno persa, perché tutto quello che è successo dopo era semplicemente un effetto catena in seguito a quello che abbiamo visto in questa singola azione. Dark qua per salvare Phantom si è lanciato e hanno perso anche lui in questa azione, dando ulteriore kill risorse agli Sparks. Peggio di così non poteva andare dopo questa azione. E hai provato, hai trovato successo. Non premere così tanto su quel Baron Nashor. Sai che hanno visione? Allora prendila prima. Sei rimasto lì per troppo tempo. Sono tornati tutti in vita gli Sparks. Hanno ripreso il controllo ancora una volta. E tu eri alla cieca contro un team che è per la quale è facile fare Baron Nashor, perché hanno il Drago della Montagna. E i due infernali, che voglio dire, non è che facessero schifo ai membri degli Sparks, perché con quelli si sono assicurati di outscalare gli avversari. Qui voglio vedere effettivamente cosa è successo a Phantomless durante l'azione, perché è stato ucciso da Enz e questo ha impedito il DPS magico. Ah, niente, semplicemente Lega magie. Si gira. Enz si gira e lo uccide. Ok, è stato molto lineare. Un ultimo critico l'ha portato a vincere effettivamente il trade, però. Ah, questo significa sottovalutare davvero tanto le risorse avversarie. Aveva il 75% di critico. Non puoi sottovalutarlo, non puoi proprio permettertelo. Nel frattempo, al di fuori dello schermo, c'era il resto del fight che veniva vinto da Acidi e Enz, che era arrivato all'ultimo istante del fight. Questo ha permesso un assedio sulla prima inimitore, poi sul secondo in bottom lane. Da lì era facile premere sull'acceleratore e andare a cancellare gli avversari. Non è la prima volta che vediamo un team che vanta Sivir al proprio interno, perdere inibitori, far farmare Sivir chiudendosi a tartaruga in base e poi giocare intorno a quello. E invece no, invece decidono di reingaggiare. Raresh non ha vita. Qui stanno reingaggiando senza la barra degli HP del proprio tiratore. Si lancia in avanti Phantomless, va a coordinare male le proprie abilità e qui niente, qui Jax viene totalmente distrutto. Attiva ora il contrattacco. E la ulti. E arriva una tanatofobia che se lo mangia vivo. Da lì in poi imposto il terrore su Sejuani, arriva la doppia uccisione del tiratore degli Sparks. E arriva la fine della partita. Sparks strabravi. Raccoon invece con tanti compiti da portare a casa dopo questa partita. Perché se da un lato i Raccoon hanno giocato al pieno del loro potenziale contro i Clash Forge, ma hanno comunque perso per superiorità meccanica dei Clash Forge, i Raccoon oggi hanno concesso davvero tanto agli avversari. Alla fine questo va a tracciare un solco nel mio cuore. Mi ero goduto tanto la prima posizione, ma è durata per una sola partita. Poco da fare. Però questo che cosa significa? Che noi colorcaster siamo pari merito, ma comunque superiori ai play by play. Quindi almeno vedremo. Signore e signori, adesso noi ci prendiamo una velocissima pausa e torneremo a breve per quello che è il terzo match di questa serata. A fra poco.